Fare soldi con un soldino. Esattamente un anno fa, nel settembre 2021, dalla pagina Instagram di Mulino Bianco parte un post sponsorizzato che accende tutte le luci nel cervello di noi cresciuti tra gli anni 80 e 90 e sicuramente ci scatena anche un po' le papille gustative. Nella foto campeggia l'immagine di un rettangolino ricoperto di cioccolato, con una monetina altrettanto cioccolatosa posta al centro della tortina, tutto con la dicitura Limited Edition. È proprio così, è tornato il soldino. Tra noi ormai anzianotti dell'internet è panico, i post ovviamente solo sul social media degli attempati, che è Facebook, partono a cascata. Non ci credo, dove si compra? Ne prendo 800, sono i commenti. Poi tutti alla ricerca del sacro link per saperne di più. La proposta è semplice, Mulino Bianco mette in commercio una limited edition in una scatola di metallo con all'interno 8 soldini di cioccolato. Prezzo? 24 euro più spedizione. Ma la scatola si può personalizzare con un'immagine e una dedica. Ecco, diciamo che 3 euro per una merendina non sono proprio pochi. C'è da dire anche che originariamente il soldino era quadrato e qualcuno ci spera che lo sia anche questo. E invece è la versione rettangolare proposta negli ultimi anni di vita della merendina, che ormai è sparita da moltissimo tempo dagli scaffali dei supermercati. Delusione? Un po' sì. E io stesso sono abbastanza deluso da comprarmi la scatola con i miei 8 soldini e la mia personale dedica. Esatto, 10 giorni dopo, tra gli amici di Facebook ci sono almeno 4-5 assieme a me che senza ritegno pubblicano foto della loro scatoletta di metallo. Ma come si chiama questa roba? Sciocchezza collettiva? Sperpero becero? No, semplice risultato del marketing della nostalgia. Mulino Bianco, che poi vabbè sarebbe Barilla, cavalca un'onda perfetta nel momento perfetto e non sbaglia il colpo. Siamo tra l'altro in una delle ormai 200 fasi post-Covid che tendenzialmente coincidono col volersi concedere qualche sfizio in più e fare un po' i mattacchioni con i propri soldi. Ma soprattutto il target a cui si rivolge questa iniziativa, tra l'altro già proposta in maniera simile nel 2010, è azzeccatissimo. Gente di 35-40 anni che non è più bambina ma si sente bambina, che vuole essere social con la foto dell'acquisto goloso e che nella maggior parte dei casi non sente alleggerirsi troppo il portafogli nel comprare 8 merendine a 24 euro. Il soldino negli anni 20 del XXI secolo non è più la merendina per i bimbi, cioè in realtà lo è, ma è sempre per i bimbi nati negli anni 80 e 90 che nel frattempo sono diventati adulti. Ecco, mi sono autodescritto senza ritegno. Io, figlio del marketing e schiavo della nostalgia. Anzi, schiavo del marketing e basta.